Double Vision Knockin è stato anche Disco Network e adesso l'abbiamo riascoltato come nuova entrata nell'Os 40 Parking. E prima Eurotrance invece, quello era stato Disco Tendenze la scorsa settimana. Numero 23 per Eurotrance e numero 21 per Double Vision. Ed ora vediamo chi abbiamo in linea. Turbo Richiesta. O meglio, sentiamo, visto che non ci possiamo vedere. Francesco, ci sei? Sì, pronto. Ciao, da dove ci chiami? Dalla provincia di Potenza. Dalla provincia di Potenza, ma dici pure la località. Venusa. Venusa. Venusa, perfetto. Dove si trova esattamente? Non indicato. Sì, ma cioè, è vicino a Potenza? Sì, sì, dove... vicino. Ma è un paesino, spiegaci la collocazione, perché siamo un po' ignoranti in geografia. Allora è bello ogni tanto poter sentire da voi dove si trovano le località, dove sono situate e come ci si può arrivare, insomma. È famosa per Orazio. Dacci una breve descrizione di questa località. Che dopo abbiamo Paolo De Marchi che sicuramente interverrà su Orazio. Questo ce l'ha già promesso, guarda. Dai, facci una piccola descrizione, breve. È carina prima di tutto. Non avevamo dubbi. È piena di monumenti storici. E allora verremo a trovarti. Sì. Sei contento? Ti aspetto. Bene, vuoi fare qualche saluto prima di ascoltare il disco che ci hai richiesto? Sì, io volevo salutare la mia professoressa di italiano. Certo, dopo aver fatto queste affermazioni, tutta la terza geometra. Allora li salutiamo anche noi, ti cedo adesso i microfoni di Italia Network e presenti il disco che ci hai richiesto, ok? Sì, ciao Francesco, bene, vai! Io vorrei ascoltare ANTARES, Radio Meteorite. Turbo Richiesta. Take a ride on a meteorite. I'll take you for a ride.
ANTARES, la Turbo Richiesta di oggi. E oggi abbiamo fatto anche una cosa nuova, cioè abbiamo anticipato un appuntamento dell'Os 40 Parking, che di solito va in onda alla fine del programma, perché adesso mi devi fare una citazione dotta. Esatto, l'ospite di oggi è il poeta latino Orazio. Perfetto. Nato nel 65 avanti Cristo, morto nell'8 avanti Cristo. Benissimo, cioè veramente... Questa è la citazione. Sì. Ragazzi, cioè, dove trovate un'altra radio che vi fa musica e cultura in questo maniera? Cioè, non... Musica e cultura musica non è male. Non è male. Molto pippo. Sì, di solito fanno musica e sport, queste cose. Invece noi musica e cultura, una cosa nuova, pubblicità. Ascolta le voci che ogni giorno ti accompagnano in un viaggio attorno al mondo. News, sport, interviste. È appassionante l'informazione che Italia Network ti dà. Italia Network.